il 2016 di Mountain Blade e quali sono i nuovi progetti? Siamo molto contenti perché abbiamo conseguito un risultato che ci vede ottimisti. Chiudiamo il fatturato con un circa il 7% di incremento. Nota ancora, come dire, più positiva è che miglioriamo nella performance di marginalità, perché la marginalità è sovraproporzionale, arriva quasi al 15% di marginalità. I progetti sono dare seguito a quell'accordo che noi abbiamo fatto a fine del 2016 dell'apertura in Cina insieme a un partner IGM, svilupperà il mercato con 27 aperture nel prossimo quinquennio e già nel prossimo biennio apriremo 10 punti vendita. Ancora sviluppiamo il nostro mercato di riferimento più importante, che è il mercato italiano ed europeo. Abbiamo aperto delle boutique in Francia nell'ultimo anno, abbiamo aperto una boutique a Cannes e questo, come dire, ci vede molto positivi rispetto a conseguire dei risultati di cui siamo ampiamente convinti. Poi stiamo guardando anche degli altri mercati, stiamo guardando il nord Europa insieme al nostro nuovo direttore brand Corrado Masini, che è da poco entrato in squadra e con cui ci stiamo ponendo dei nuovi obiettivi che valuteremo a breve, per cui daremo seguito nei prossimi mesi. Per quanto riguarda i prodotti, ci sarà un focus su prodotti particolari? Quella nostra collezione trae ispirazione, come dire, da un viaggio che un uomo fa in una spiaggia all'interno di un contesto di natura particolare. I prodotti cominciano a diventare un po' più tecnici, si alleggeriscono i pesi ma mantenendo lo stesso, come dire, una buona performance di funzione, il colore che fa parte sempre del nostro heritage, e poi abbiamo dei capi che sono quelli iconici, come ad esempio la polo, la camicia, che prendono delle forme anche nuove con delle soluzioni, come la camicia che ha un foulard all'interno del collo piuttosto che un pantalone che ha un tessuto molto performante che mantiene, come dire, la sua dimensione anatomica addosso alla persona, avendo delle ottime performance.